Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 15 luglio, ricordiamo San Bonaventura. Ascoltiamo. Nell'anno 1221 nasceva in Bagnoregio San Bonaventura, che al fonte battesimale fu chiamato Giovanni. Ammalatosi gravemente all'età di 4 anni, la mamma lo raccomandò a San Francesco d'Assisi, di passaggio da Bagnoregio, promettendo di offrirlo al Signore nell'ordine dei frati minori se avesse riacquistata la salute. San Francesco pregò per lui e quando lo seppe risanato esclamò «O Buonaventura!» e da allora Giovanni fu chiamato Bonaventura. Entrò fra i seguaci del poverello d'Assisi facendo mirabili progressi nella virtù e nella scienza. Fatta la professione, venne mandato all'Università di Parigi, alla scuola del dottissimo padre Ales, che gli consentirono, dopo 7 anni, di essere eletto professore di filosofia e teologia nella medesima università. Fu eletto ministro generale dell'ordine nel 1256 e Papa Gregorio X, vedendo i doni che Dio aveva elargito a questo religioso, e considerando il gran bene che avrebbe potuto fare alla Chiesa, lo elesse cardinale. San Bonaventura non voleva e si era perfino rifugiato in Francia, ma tutto fu inutile. Costretto dall'ubbidienza, si portò a Roma, dove il Papa, consacrandolo vescovo di Albano, lo nominò legato pontificio assieme a San Tommaso d'Aquino per il concilio che si stava per aprire in Lione. Ma San Tommaso, lungo il viaggio, s'ammalò e morì, e San Bonaventura lo seguì pochi giorni dopo. Era il 14 luglio del 1274. San Bonaventura, un colosso della santità francescana, un uomo molto molto intelligente, tant'è che fu insegnante di teologia e di filosofia. La filosofia, questa maniera del tutto umana di ricercare la verità, ed è proprio una delle sue opere, forse più importanti, quella che descrive l'itinerario della mente in Dio, ossia Bonaventura traccia un piccolo percorso con il quale è possibile, tramite la ragione umana, arrivare alla contemplazione di Dio. Lui lo divide in vari passi, il primo dei quali è riconoscere Dio proprio scrutandone le vestigia, ossia la presenza, nelle cose create, nel creato. Poi ci sono altri passi, ma noi ci fermiamo a questo per iniziare, ecco, il nostro cammino. Io vi giro questa domanda: e voi siete capaci di vedere Dio, di percepirlo nelle cose create? Quanto tempo spendete a guardare la bellezza della natura? Quando è l'ultima volta che siete stati a guardare il cielo, a meravigliarvi della bellezza e della quantità, della distanza delle stelle? Quanto tempo siete stati a contemplare la grandezza del mare, la bellezza delle sue onde, per esempio, oppure la forma delle nuvole? Tutte queste cose ci dicono molto di più di quanto possa sembrare. Allora riscopriamo il creato, perché in esso Dio ci sta parlando. E proprio per questo, perché possa essere questo l'inizio di un cammino che con la nostra mente ci conduca alla contemplazione di Dio, preghiamo proprio San Bonaventura. Prega per noi.